Buongiorno ragazzi, rompono i cosiddetti coglioni agli interisti, ma sia il Milan con Yogurt Lee, che a quanto pare non poteva iscriversi al campionato fino a 5 minuti prima, e la stessa Juventus, che poi la Juventus con il discorso plusvalenze e bilanci corretti a penna ha potuto mettere su una squadra, ha potuto comprare dei giocatori con cui poi è arrivata in Champions League, quindi anche lì. Quanti scudetti dobbiamo togliere, quante penalizzazioni dobbiamo dare, anche per il doping, facciamo un esempio, quanti scudetti gli vanno tolti alla Juve per il caso doping, perché loro non sono stati riconosciuti estranei ai fatti, assolutissimamente no. Quindi, ma c'è un articolo interessantissimo del Messaggero, parlo a quello che si pettina con la Simmental scaduta. La Procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e per gli altri dirigenti all'epoca al vertice della società bianconera, Nedved, Maurizio Arrivabene, che nelle scorse ore ha detto: ragazzi, non potevo parlare. Le dichiarazioni di Arrivabene sono queste: ragazzi, non potevo parlare. Cosa potevo dire? Che spendavamo troppo più tante altre cose? Arrivabene ha dichiarato: ragazzi, non potevo parlare. Le accuse sono delle accusette normali, per quello la Juventus rischia un'altra penalizzazione, ma molto più pesante di quella Tarallucci e Vino finita con la FIGC. Le accuse sono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni, perché loro, a quanto pare, appena hanno corretto il bilancio. Quindi, questa è un'inchiesta pesantissima del processo Prisma. Ora, ci sono molti interisti che si augurano la radiazione della Juventus dal campionato italiano, perché secondo me il calcio italiano da Calciopoli in poi ha risentito un po' di questa storia, ha perso un po' di credibilità, e fino a quando nei tribunali ci sarete voi e nei processi ci siete voi e le penne per aggiustare i bilanci le usate voi, voi non potete minimamente parlare dell'Inter, perché sulle scorribande finanziarie del cinese io sono stato il primo a criticarle insieme ai ragazzi, ma abbiamo sempre detto che il cinese, che tra l'altro non so dove sia sparito, si è sempre mosso nella totale legalità perché il sistema, le leggi permettevano di muoversi in una determinata maniera. Quindi occhio alla Juventus perché rischia, secondo il Messaggero, un'altra penalizzazione, ma non Tarallucci e Vino come quella con Gravina, perché loro dicono che Gravina è amico dell'Inter. Ma fino a prova contraria, Gravina dice bisogna salvaguardare il brand Juve, non ha mai detto salvaguardiamo il brand Inter. E i fatti cosa dimostrano? I fatti dimostrano che Gravina ha salvaguardato il brand Juventus. Quindi voi parlate del nulla, voi siete ridicoli. E te che abiti lì vicino ai mare, vai a fare un tuffo, mettiti la cuffia se non ti vuoi spettinare, fai un tuffo nell'acqua fresca e non rompere i coglioni perché fai falsa informazione, è un reato, capra! La falsa informazione è un reato, capra! 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 O Catri e Lionel Rock, capra! Allora, ad oggi, ragazzi, sono state comprate solo ed esclusivamente riserve. Sapete benissimo che a me Taremi non piace, ora sta facendo sfascelli nelle amichevoli, ma calcio di luglio, sinceramente, io duro fatica a guardarlo, anche se io mi fermo a guardare anche gli allenamenti dei ragazzini mentre passeggio, qualsiasi cosa rotoli io la guardo, ma questo è un calcio che non devi cioè, valutare più di tanto. Per me manca una terza punta forte, in aggiunta dei due titolarissimi, ma come il pane manca un centrale titolare, perché ad oggi l'Inter ha inserito solo delle riserve. Per quello riguarda Okatri, come la chiama quello lì, Okatri, i prestiti con obbligo non li trovano molto d'accordo. Questo però non significa cosa, ne parlavo anche con Alessandro G, non significa che Marotta non possa fare qualche operazione di questo tipo, prestito con obbligo. Bisogna capire una cosa che ancora purtroppo, ragazzi, cioè secondo me bisogna un attimino essere a livello intellettuale onesti, cioè innanzitutto questi due di Oktri che entrano e escano dalla sede
non fanno altro andare a mettere le firme per chi mette i soldi, cioè non sanno nemmeno come è fatta una palla da calcio. E poi, cioè, la gente non vuole capire che Okatri, come dice quello lì, non ha comprato l'Inter, se l'è ritrovata, era un asset che non avrebbe mai voluto gestire. Per quello riguarda i prestiti con obbligo, qualche operazione la si può fare, ma bisogna capire che Okatri ha già messo 50 milioni per circa 40 milioni per coprire il mercato dell'anno scorso, gli obblighi di riscatto. Altri 50 milioni li ha messi per la perdita e sono 100. Non ti ha venduto nessuno, ha tenuto l'ossatura forte della squadra, quindi qualcosina hanno fatto. Perché te con i cinesi ne dovevi vendere minimo uno per galleggiare un altro anno e con il rischio di non poter garantire la continuità aziendale. Di cosa stai ragionando? Di cosa ragioni? Dove vai te? Dove vai? Non ce l'ho coi gatto. Di cosa stiamo ragionandovi? Ha rinnovato Lautaro, Barella, Inzaghi, Dumfries che rinnova 4 milioni e mezzo, cioè, capito? Perché cosa fa un fondo che vuole una gestione triennale, come tanti dicono, non sarà una gestione triennale, o Cristi libererà molto presto dell'Inter. Mette innanzitutto un tetto ingaggio, ma ha fatto Elliott a 4 milioni. Qui gli ingaggi noi li stiamo raddoppiando tra un po'. È vero che non sforeremo di tanto rispetto all'anno scorso, ma comunque non mi sembra una politica tipo Elliott a lungo termine. Questa è una politica di galleggiamento, mantenere l'Inter competitiva e poi venderla per le infrastrutture. Loro possono tranquillamente commissionare il lavoro fornendo delle garanzie, ma possono anche pagare, perché tanto poi quello non sarebbe un problema, perché è un asset che acquisisce valore. Intendo le infrastrutture per la seconda squadra che il cinese purtroppo non era in grado di fare, perché ormai la seconda squadra ce l'ha anche il Poggi Monzi e noi non ce l'abbiamo. Come fai? Guardate la seconda squadra, quanti soldi stanno facendo quelli con le maglie bianconere. Serve la seconda squadra, perché poi, cioè, se un ragazzo è forte in primavera, è inutile che tu gli dia un anno in più per giocare in primavera, non lo fai crescere più di tanto. Se un ragazzo è forte in primavera, deve andare, mandalo a giocare in Serie C, è lì che cresce tanto. Quindi torniamo a noi. Serve un centrale come il pane, ci sono cinque competizioni. Questa rosa, secondo me, visto anche l'età media che è troppo alta, durerà fatica a gestire cinque competizioni, perché poi cosa succede? Magari vai fuori dalla Champions, passi gli ottavi magari, però poi vai fuori dalla Champions e dici mi dedico al campionato. Attenzione, perché poi te ti dedichi al campionato, ma a giugno-luglio c'è il Mondiale per club, hai diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto, cioè, capito? Bisogna organizzarci bene quest'anno, non sarà una passeggiata. Ci sono circa 70 partite, di cosa stai ragionando? E serve un centrale forte sull'uomo, che sappia fare il braccetto sinistro, che sappia andare in avanti, che faccia qualche gol. Buongiorno era perfetto, ma buongiorno a 40 milioni l'Inter non l'ha mai trattato. Perché anche il procuratore di Buongiorno parla di interessamento, non parla di nessuna offerta dell'Inter. Quindi sveglia, Okatri! Capisco tu te ne voglia liberare il prima possibile, però qui serve un centrale. Ti ringraziamo, ma tanto non è che hai fatto un regalo a noi, ti sei fatto un regalo te, perché hai tenuto i più forti, hai ripianato le perdite 50 milioni, hai ripagato il mercato dell'anno scorso, quindi bisogna capire, hanno già messo 100 milioni. È una società, l'Inter, una società che perde soldi giorno dopo giorno, questo bisogna capire. Loro stanno gestendo un asset che perde soldi e loro gli asset non li gestiscono, loro li acquisiscono e li rivendono. Ci siamo capiti o no? Non c'è nessun progetto triennale, perché se avessero voluto fare il progetto triennale, innanzitutto non avrebbero messo Marotta ma un loro uomo e poi avrebbero messo subito un tetto ingaggio e magari qualcuno lo avrebbero anche venduto. Vedi Çalhanoğlu. Mentre no, hanno tenuto tutti, perché gli serve tenere la squadra competitiva e rivenderla competitiva, ma non fra 2 anni, secondo me. Ci siamo capiti? Quindi, ripeto, io sono contento perché a livello finanziario siamo credibili, non rischiamo più il fallimento, perché con Zang rischiavamo il fallimento. A quello che si pettina con l'olio della scatoletta di tonno, gli dico vai ai mari, mettiti la cuffia se non ti vuoi spettinare, ma non rompere i coglioni, perché fino a prova contraria nei processi ci sei te, i patteggiamenti tu li fai te, in caserma ti sei consegnato te, non quelli dell'Inter. Ciao.